ero rimasto che aveva messo il pezzo di scocca posteriore. Adesso dobbiamo rimetterlo dentro a quest'ultimo e basterà che lo appoggiate dentro e scorrerà senza problemi. Eccolo qua. Una volta fatto questo, dovrete riavvitare questo cavo che c'era quella vite, se vi ricordavate, fatto così. Questo è piccolo. Questo. Ok. Ma dopodiché dovete prendere quella vite un po' più lunga rispetto a tutte le altre che avete usato per la scocca. Attenti a non confondervi con queste qua. Dovete prendere questa. E la mettete qua. Adesso rimetteremo le varie viti nella scocca e sono tutte di quelle della stessa dimensione. Così. Comunque, se avete dei dubbi, dovete metterle dove ci sono segnate delle frecce. Le ultime due viti dovrete metterle qua. Male. Ok. Adesso qua dovrete rimettere la scheda per il touch screen. Eccolo qua, questa. Qua e qua dovrete prendere le altre due limitatori. Scusate un attimo, sto cercando.
qua, trovate. Dovete, vi servono 4 viti così. E così avete saldato la base, ma questa qua è ancora, si può ancora muovere.